sto prendendo comunque parte a momenti di questa TV che è di importanza vitale, perché dove arriva il segnale ci sono luoghi inaccessibili, sia per le chiese, anche i missionari. Veramente l'opera missionaria, una delle più potenti al mondo in questo momento, è veramente una TV, una radio dove persone che nemmeno conosci all'improvviso possono essere connesse a loro. Vi racconto una testimonianza, visto che parliamo di questo, mi parlo di una testimonianza di una telepredicatrice americana che si chiama Paula White. Non so se la conoscete, ma per chi la conosce, comunque lei è molto famosa in America con milioni di audience e ha molte persone che la seguono. La sua storia è un po' particolare perché lei viene da una storia molto dura, molto povera. Viveva in una roulotte dove quando pioveva praticamente gocciolava l'acqua. Poi incontra Gesù nella sua vita, con suo marito cominciano a piantare una chiesa e questa diventa una chiesa di 28.000 persone. Quindi diventano delle chiese più grandi d'America, perché molti fraintendono la differenza tra una mega chiesa, che non è una mega struttura. La chiesa grande è una chiesa con molte anime, e questo in Italia è qualcosa di molto raro. Non superiamo i 5.000, la più grande a Palermo, ma non abbiamo chiese più grandi di questa, quando nel mondo, anche a Taiwan, abbiamo chiese di 50.000 persone, addirittura in Corea lo sappiamo, chiese di 1 milione, in Thailandia 700.000. Quindi abbiamo chiese enormi, significa che c'è stato un risveglio principalmente, non è sempre e solo causata dall'uomo. L'uomo deve mettere in moto la visione di Dio, perché è quello che permette all'uomo di sviluppare il regno sulla terra. Non è sapienza umana, non è perché hai fatto una scuola biblica, ma è compiere la commissione che Dio ti ha dato attraverso l'assegnazione, affinché tu possa ricavarne quello che Dio ha stabilito. Quindi praticamente questa donna mi è venuto così, ve la racconto, questa storia, io l'ho conosciuta di persona, ho l'onore di conoscerla. Questa donna quindi predica in molte TV in America. In America sono sui 330 milioni di persone, quindi è molto ampio la possibilità televisiva, quindi ci sono stati, contee. E lei praticamente compra spazi attraverso il suo ministero su TV importanti. La chiamarono da una TV del West Coast, quindi praticamente dell'Est Coast, praticamente a sud di New York, dove avevano difficoltà, e gli dissero: perché non compri uno spazio anche da noi, perché magari ci aiuti a rimanere all'impiedi, stiamo per chiudere. E lei disse: vabbè, ora parlo con il mio staff. Comunque alla fine videro che i punti Auditel erano molto bassi. Questa testimonianza serve principalmente per quelli che sono la famiglia Petrone, che sono i titolari della TV e che investono. Quindi praticamente lei mi richiama, dice: mi dispiace, avete punti Auditel così bassi che non vale la pena, non prendere nessuno, il vostro segnale punta molto sul mare e quindi c'è poca gente che vede la vostra TV. Però, per amore, comprerò uno spazio. Lei lo comprò, mi sembra, o di 3 o di 6 mesi, dove andava una volta a settimana o 2 volte a settimana. Comunque, lei cominciò a predicare anche su questa TV. Questa è una cosa che è successa 8-9 anni fa. Quindi, praticamente, all'improvviso arriva una telefonata all'ufficio e c'era proprio lei. Risponde al telefono, sì, era il numero personale, è l'ufficio del presidente. Lei è la dottoressa White, avrei bisogno di prendere un appuntamento perché il presidente
vuole conoscerla. E lei dice: vabbè, avete finito di prendere in giro. Pensava che era qualcuno che stava prendendo in giro Paola e attacca. Dopo 5 minuti riarriva la telefonata, fa: è l'ufficio del presidente degli Stati Uniti. Lei non ha capito allora, il presidente la sta convocando. Lei dice che sbiancò, già si chiama White, sbiancò, disse: sì, sono qui, mi dica. Prendono l'appuntamento, ottiene il biglietto, tutto, come non aveva bisogno, ma a Washington, e praticamente il presidente la incontra, qua parliamo di Donald Trump, che la accoglie e dice: signora White, io ero nella mia villa a pochi chilometri da New York. Ero lì perché avevo dei convegni e ero un po' lì a fare un po' di zapping, e all'improvviso ho visto lei che parlava di Gesù e ho cominciato ad incuriosirmi. E lei parlava di governo, di come gestire il governo di Dio, e io mi sono incuriosito: ma lei sarebbe d'accordo ad entrare nel mio staff? In America non è una cosa rara. Sappiamo che Billy Graham, lo stesso Wilson, che è finito pochi anni fa, qualche anno fa, hanno fatto parte di una commissione cristiana. Quindi praticamente lei, attraverso questa TV, la più piccola, ha avuto l'onore di entrare nello staff del presidente Trump, che è, diciamo, è il presidente che non ha fatto guerre. Sappiamo, in America lo chiamano il Re Ciro, e praticamente lei è diventata la consigliera spirituale, una dei consiglieri spirituali del presidente americano, che è l'uomo più potente al mondo. Questo che cosa significa? È come ai tempi di Giuseppe, come ai tempi di Daniele, l'opera si ripropone, Dio ripete sempre le cose che fa per fare del bene ai suoi figli sul pianeta, sulla terra, in ogni tempo. Quindi questa TV, in un modo o nell'altro, è vista, sarà vista anche da persone influenti che cominceranno a chiedere aiuto. Io voglio profetizzare in questo: sapete che i figli di Dio sono profeti, sacerdoti e re. Quindi, se io sono un profeta, perché Dio lo ha detto, quando io parlo sotto il flusso dello Spirito Santo, io sto profetizzando il ritorno di Gesù. E il ritorno di Gesù non è solo un evento di lui che arriva e tutti, ogni occhio lo vedrà, ma è la costruzione dell'evento attraverso la sposa che dice: vieni, l'ultima scrittura dell'Apocalisse, che si prepara ad accogliere il re. Quindi, in tutto questo, ora entro in questo tempo che ho, non voglio prendere molto tempo. Quindi, in tutto questo, noi abbiamo bisogno di essere persone autocontrollate da noi stessi, dallo Spirito Santo, e ordinati non sotto il profilo del vestiario, non è una pratica religiosa che impone usi e costumi, ma parliamo di un ordine spirituale che permette all'uomo di funzionare. Ok? Nelle chiese ci sono molti uomini, in modo particolare leader, che sono posizionati, ma non sono funzionali. Non funzionano come dovrebbero. Questo è un problema di autocontrollo. Io non parlo di nervi, ma è un controllo temporale di come muoversi nelle aree spirituali affinché il funzionamento del singolo sia a favore del tempo della fine della sposa e del Signore che sta compiendo quello che già ha stabilito. Come abbiamo detto qualche altra volta, Giovanni non fa altro che vedere quando la voce dell'angelo lo chiama: su, vieni su, ti mostrerò le cose a venire. Giovanni vede l'Apocalisse, quindi mentre cammina vedrà pure noi da qualche parte. Lui non fa altro che vedere il passato di Dio, che è il futuro dell'uomo. Quindi quello che Dio già ha stabilito, questo non significa che lo ha stabilito, lo ha previsto. Quindi, allora, quando l'uomo spirituale
si mette sotto un livello di autocontrollo attraverso lo Spirito Santo che ci guida e è ordinato nella sua vita, preghiera, digiuno, una conoscenza profonda delle scritture rivelata, che è diverso perché il versetto biblico significa sempre la stessa cosa, ma nei tempi ha un valore diverso. Quindi ora Matteo 24 non è Matteo 24 uguale al 1600. Siamo alla fine, quindi ha un valore maggiore perché lo stiamo vivendo. Quindi noi in questo tempo dobbiamo fare molta attenzione, perché il 2024 è un anno di porte aperte, è un anno di opportunità. Quali opportunità? Le opportunità che Dio dà alla Chiesa di entrare in territori, espandersi e portare alla salvezza prima del crack, perché il 2024 si muoverà con guerre, quindi la scrittura rumori di guerra, quella che Gesù definisce, in questo anno si amplificherà. È iniziato già da qualche tempo con la Siria, poi con la Russia, ora con Israele, poi con il Sudan, poi con il Burkina Faso, poi con l'Ecuador. Guardate come sta crescendo l'attività di guerra, quindi a morte, quindi morte. E allora, ora, se noi non abbiamo un autocontrollo spirituale, le notizie possono mandarci in depressione, cosa che purtroppo una grande maggioranza della Chiesa che non ha voluto apprendere o non ha ricevuto gli insegnamenti o non c'erano a disposizione, non hanno una conoscenza profonda di come gestire questo tempo. Quindi ricordatevi che infatti è scritto in Proverbi, capitolo 19, verso 31, come sempre prendo un po' di tempo affinché si possa capire, se me lo date questo versetto, vi prego, Proverbi 19, 21. Parla chiaramente di che cos'è un progetto. Quindi il piano di Dio sussisterà. Questa scrittura dice questo. Quindi dice: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ok? E questa è la confusione. Una cosa non va bene, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Significa che qualunque cosa noi facciamo nella vita ha un tempo. Quindi le cose dell'uomo sono create per un tempo. Le cose di Dio non hanno fine. Quando noi entriamo nel progetto divino, non entriamo in un progetto a tempo. Il tempo richiede sforzo, richiede salute, vita, economia, che in questo tempo sento molto, grazie per il versetto, sento molto parlare in un modo critico intorno all'economia per la Chiesa. Io dico, ma questo canale, perdonatemi, non voglio essere, ma questo canale che tutti vedono, non so quante persone sono sui social, quante persone sono in diretta su tutto, dovunque loro sparano, ok? Ma questo canale è pagato perché i padroni del segnale chiedono il pagamento e quindi è giusto sostenere questo ministero come le chiese vostre, con una parte della vostra vita. Quindi non è sbagliato, non è sbagliato. Questa mattina parlavo con mia moglie, io ringraziando Dio ho una moglie meravigliosa, così discutiamo sempre delle scritture, e stavamo discutendo intorno a Zaccheo. E lei mi ha fatto un momento pensare dicendomi che cosa facevano con i sicomori. Con i sicomori facevano le bare. Quindi Zaccheo che sale sul sicomoro è un uomo morto nei peccati, nonostante era un ebreo che viveva nel peccato attraverso l'usura che faceva, lui sale sulla sua bara, cerca di vedere Gesù anche perché era basso, diciamo aveva una statura spirituale molto piccola, ha dovuto superare la morte, è andato da Gesù e ha detto: se ho frodato qualcuno gli darò il quadruplo. Quindi guarda, guarda che liberazione sull'economia. E darò la metà dei miei beni ai poveri. Probabilmente userai il ministero di Gesù per supplire a tutti quei giorni che Gesù ministrava, che non sappiamo
quante volte ha moltiplicato i pani e i pesci, anche se Gesù non ha mai chiesto niente, ma donne lo sostenevano, come Susanna. Per chi conosce le scritture, sapete che c'erano donne come Maria di Magdala che sostenevano il ministero. Quindi quando parlano contro questo, stanno dicendo: io non finanzierò l'opera, quindi io voglio vedere l'opera, voglio stare nell'opera, ma non sarò attivo nel aiutare all'espansione. E questo io credo che non è biblico. Quindi, allora, la mente e il cuore determinano il nostro futuro. Questo io lo ripeto sempre. Quindi la mente e il cuore determinano il futuro. Quindi un pensiero viene elaborato, scende nel cuore e poi la mente lo attiva. Quindi è l'uomo, in un modo particolare l'uomo spirituale, io parlo a persone che hanno conoscenza della parola, praticamente tu devi avere un controllo attraverso lo Spirito Santo in te a gestire le cose, a fare le scelte giuste, perché quello che oggi siamo, quello che io oggi sono la somma di quello che ho scelto di fare 35 anni fa, quando mi sono convertito, quando il Signore mi ha dato la facoltà di conoscere. E quindi questo ha determinato il mio futuro, e così è il nostro presente. Ora, qualcuno dirà: ma io ho fatto un sacco di guai, mi ha chiamato una sorella e mi ha detto che purtroppo ha delle grandi difficoltà con un figlio, mi ha spiegato un po' le cose, il peccato, quant'altro. Quindi abbiamo un presente perdente, ma non è detto che non possiamo attivare un futuro vincente attraverso un cambio immediato del presente che cancella il passato che abbiamo avuto sconfitte a causa della mancanza di conoscenza, della mancanza di volontà. Quindi, e in questo tempo, ascoltami bene, l'ho anche postato, il luogo più sicuro, visto che le nazioni crollano, visto che i mercati finanziari crollano, visto che c'è un continuo lavoro, ora mi hanno detto che il governo italiano vorrebbe fare dei mini lockdown, non so se questa notizia è vera o una fake news, però comunque è un accanimento nei confronti del popolo per metterlo sotto pressione. Quindi se noi viviamo con la mente nel mondo, noi dobbiamo dipendere da quello che il mondo dice, ma se la nostra mente è in Cristo, quindi è nell'unzione di Gesù, ok, parlerò anche di questo se ho tempo, praticamente cosa succede? Succede che io dipenderò da quello che Giovanni ci ha lasciato scritto. Le scritture non cambiano, io sono lo stesso ieri, oggi in eterno, Dio non cambia, quindi io non guarderò alla realtà, ma vivrò secondo la verità. Quindi quello che ha detto Dio, altrimenti la mia conversione è inutile, sono diventato solo da cattolico, sono diventato evangelico, e questo è grave, perché praticamente non fai altro che applicare una struttura e un sistema religioso completamente diverso, togli la statua, metti le persone in una... completamente diverso. Ma quando la mente è rinnovata ogni giorno, tu hai un aggiornamento di software, ok? E tutti i giorni tu ti adegui per lo spirito alla giornata secondo i principi biblici e secondo quello che accade. Quindi, qual è il luogo più sicuro? Il luogo più sicuro è fare la sua volontà, perché la sua presenza è ovunque, ma quelli che fanno la sua volontà vivono l'attività dello Spirito Santo costante, perché chi fa la sua volontà è in comunione con Lui. Quindi dove sei tu, Lui è. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Ma con chi parlava in quel momento? Parlava con gli apostoli, parlava con gli uomini che avrebbero divulgato il Vangelo. Quindi noi dobbiamo avere la forza di scaricare il programma di Dio, di cambiare le nostre abitudini, affinché il nostro spirito possa governarci. Quindi ci sono molti elementi che possono cambiare la nostra vita. Allora, uno, l'anima è il mediatore tra lo spirito e il corpo. Quindi, se l'anima si oppone allo spirito, il corpo farà quello che l'anima gli dice.
e nell'anima risiedono i sensi, quindi il tatto, l'olfatto, ok, l'udito, la vista. Quindi la Bibbia dice che se il tuo occhio ti fa peccare, uno cavalo, meglio entrare con un occhio solo. Quindi vuol dire, perché se è stato ibrido, uno sì e uno no, tu perderai un occhio in questa vita, quindi vivrai dei momenti di tribolazione, perché la tua anima non ha mediato giustamente, quindi non si è sottomessa al consiglio dello spirito. Quindi, perché la mente è il centro del pensiero dell'uomo, quindi è qui il centro, ok? Quello che io analizzo qui, la mia anima collabora con il corpo, il terzo è lo spirito, quando arriva comincia a versare quello che non abbiamo mai ricevuto. E quando un uomo è nato di nuovo e la sua fonte è chiusa, quell'uomo deve dipendere da quello che ha imparato, deve dipendere dal suo passato spirituale che non è rinnovabile, ogni giorno è il suo affanno. Quindi quello che io voglio trasferirti è che tu possa entrare in una dimensione di rinnovo costante, che non è appartenere a una filosofia, ok? Ne abbiamo bisogno di rinnovo, tutto si rinnova, ok? Come un canto. Un fratello che ha scritto un canto nel 1800, va bene, è ancora bello, ma sono ancora benedetti quelli che lo scrivono nel 2023. Sicuramente sono diversi sia come strumentazione, come stile, ma glorificano Gesù. E questo è qualcosa, è un esempio, nel senso che le cose funzionano così. Quindi la mente, il centro del pensiero dell'uomo che detiene la chiave della vita. Quindi quello che importa è che la mia vita possa essere aperta dalla chiave dello Spirito Santo attraverso Gesù. Quindi, l'uomo, quello che pensa, quello è. E questo lo sappiamo. Ora, noi abbiamo bisogno di capire qualcosa. Noi abbiamo due trasmissioni. Abbiamo la trasmissione terrestre e la trasmissione celeste, ok? Abbiamo due trasmissioni. Ora, se io mi faccio influenzare dalla terra, io sarò un uomo carnale. Se io mi faccio influenzare dal cielo, io avrò un'influenza spirituale. E l'influenza spirituale che Gesù ha dato alla terra è l'influenza del Cristo. Quindi, quando Gesù è andato in croce, il corpo è rimasto in terra per 3 giorni, ma lo spirito, l'unzione di Gesù è andata al Padre. Lui, io rendo il mio spirito, lui rese lo spirito, ok? Gesù vince nella morte come uomo, perché era Adamo che era caduto. Quindi lui non aveva bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Il vero uomo che si è santificato tutta la vita pregando, digiunando e facendo l'opera di espansione del regno, nell'underground, nella morte, non è stato potuto accusare. Quindi quando noi viviamo una vita santificata per mezzo del sangue di Gesù, quindi il corpo rimane in terra, l'unzione va in cielo. Poi Gesù si riunisce e poi dice: io manderò su di voi potenza dall'alto. Prima la rilascia sugli apostoli e poi, atti, lo sapete, battesimo dello Spirito Santo, lui rilascia la stessa unzione che era su di lui. Ora abbiamo il figlio alla destra del Padre, vero uomo spirituale, santificato, Dio onnipotente, e la sua unzione, il Cristo, in terra che opera affinché quello che lui ha fatto lo faccia anche la Chiesa. Quindi, quando la Chiesa, voglio dire meglio, la sposa, si unisce in pari sentimento, ok? Si compatta il corpo. E quando un fratello e una sorella, due fratelli sono uniti, praticamente quell'unità forma la compattezza che c'è stata e c'è, ci sarà fino alle, per tutta l'eternità, tra Gesù, tra l'uomo, tra il figlio, tra il Padre e lo Spirito Santo. Quindi questo si deve ripetere. Ecco perché nella Chiesa c'è tanta discordia, controversia,
basta poco, non sono d'accordo, perché questo è un gioco del diavolo nel dividere, perché lui lo sa che quando la Chiesa si unisce, praticamente lo stesso potere che è stato in Gesù in terra, che è sempre, ok, si manifesta nel corpo di Cristo su tutta la terra. Ecco il potere di una scelta dell'autocontrollo affinché Dio possa veramente controllare i nostri giorni. Quindi la volontà controlla il destino dell'uomo. Quindi il luogo migliore è vivere nella volontà di Dio. Lì sei al sicuro, perché Dio non verrà mai meno, Dio non l'ha mai fatto. Quindi, in altre parole, quello che Dio ha stabilito accadrà per certo. Quindi non c'è niente da fare. Quello che Dio ha detto accadrà, quindi è il suo piano che andrà avanti. Ora qualcuno mi dirà, ma io sto male. Ok, nel piano di Dio ci sono le opzioni, ci sono i comandi, gli ordini. Andate, io ora vi comando, andate, liberate i prigionieri, guarite i malati, cacciate i demoni, resuscitate i morti e principalmente fate discepoli nel mio nome, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi ora ogni nato di nuovo è in grado di caricare un potere su di sé e cominciare in un nuovo tempo. Quindi quando tu metti sotto controllo la tua volontà e la volontà di Gesù, ok? Anche Gesù ha fatto la volontà del Padre, quindi ha visto me, ha visto il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Quindi in me, tu Padre, fai la volontà che vuoi e io sono al sicuro. Ok, voglio pregare per voi, perché se non lo facciamo, noi viviamo in un livello di ingiustizia globale e non siamo quegli strumenti in grado di cambiare i territori. Quindi la Chiesa, quando si pianta una Chiesa da qualche parte, quella Chiesa, quella comunità, è lì perché Dio vuole che si cambiano i territori. Quindi un'ingiustizia operativa deve diventare giustizia attiva che va a consumare l'ingiustizia. Ok? Quindi, vi faccio capire in secondo, non ho più tempo, ok, ho due minuti. Vi faccio capire che cos'è un'influenza. Innanzitutto non esiste uno spirito che governa in un luogo. Gli spiriti, gli spiritelli, sì, possono influenzare, mettere paura, ma non hanno una reale e vera autorità, ok? Hanno il potere di influenzare perché purtroppo l'uomo è caduto e degenerato e quindi subisce le ansie, le paure, è sottoposto alle sensazioni. Ma Dio ha stabilito l'uomo come custode, quindi uno spirito ha bisogno di un corpo e non è solo una manifestazione satanica tipo ok, quando uno si deve manifestare. Per esempio a Napoli abbiamo il problema dei camorristi. In un quartiere ci sono le famiglie camorriste, quella persona è chiamata per nome e la gente ha paura di quella persona, quindi quell'uomo ha un potere territoriale, la gente lo rispetta, ha paura, gli devono dare dei soldi. Vabbè, la storia la sappiamo, non è che sto accusando qualcuno, ok? Quella è una potestà che si è piazzata lì come principato per governare il territorio e tenerlo sotto schiavitù nella paura dell'assassinio, perché quelli ti ammazzano, ti fanno saltare per aria. Quindi la Chiesa è chiamata a spodestare, così come un governo. Quanti governi ingiusti nel mondo, ok? In Africa ora il Burkina Faso ha fatto un'altra ribellione nei confronti della Francia. Vabbè, però comunque in ogni cosa, anche un titolare malvagio è un principato che schiaccia le persone. Quando arriva un cristiano con la preghiera è in grado di cambiare la condizione di quella città, di quella nazione. Ok, Giuseppe, come Paola White, era morto nel carcere, era finito, nessuna speranza, doveva marcire lì. Eppure Dio lo mette numero due dell'impero egizio. E così Daniele. Quindi, se tu sei nelle carceri, questa sera, nel nome di Gesù, tu devi spodestare il governo satanico che cerca di influenzarti.
per ripristinare la giustizia. Lo Spirito Santo è dentro di te, io non leggo le scritture. Quindi noi non dobbiamo fare altro che dobbiamo fare in modo che il processo della nascere di nuovo è un momento. Vivere come uomini nuovi dura tutta la vita, perché io sono nato che ero così piccolo, ora sono così grande, facevo prima delle cose, ora non le faccio più, è il mio processo della mia nascita, è così la spiritualità. Quindi ribellatevi a questa situazione, alzate le mani, io comincio a dichiarare nel nome di Gesù. Quindi quando entri nel processo della nuova nascita, cambia il tipo di influenza e sei influenzato dallo Spirito Santo. E quando arrivi tu da qualche parte, ascoltami, perché questo è qualcosa di grande. Quando tu arrivi da qualche parte, ho lo Spirito Santo dentro di te che lo tieni lì inattivo perché sei sottoposto alle passioni e hai paura, tu stai chiudendo le porte a Dio. Ma nel momento in cui arriva lo Spirito Santo, arriva il giudizio su tutte le cose. Quindi lo Spirito Santo viene a giudicarle. Quando tu dentro dici questo non va bene, questo non è buono, è lo Spirito Santo che supera la coscienza, vince le cose e ti dice qual è la vera condizione. E così lo Spirito Santo fa nei territori e ti ha inviato affinché la sua potenza si manifesti. Quindi uscite fuori da queste condizioni distruttive. Quindi tu arrivi, il giudizio arriva, praticamente la parola è sentenza. Cioè quando arriva lo Spirito Santo in un luogo va a dare una sentenza. Ora il progetto mio andrà in porto e se non lo permetterai il mio giudizio sarà contro di te perché hai rigettato l'opportunità di uscire fuori e incontrarti con Dio. Alziamo le nostre mani. Quindi Dio, ripeti insieme a me, Dio attraverso Gesù ha rimosso la condanna. E attraverso di me vuole rimuovere i governi satanici, vuole rimuovere le condanne affinché io sia un influencer spirituale che porta un cambio nella storia della mia città. Io voglio fare questo e dobbiamo rialzare l'adorazione. Quindi dobbiamo essere adoratori. L'adoratore non è chi canta. Non è un cantante, questo è l'errore più grave, quello è un musico, ma l'adoratore è l'uomo che condivide la sua vita con lo Spirito Santo. Adoratore, in altre parole, significa innamorato, indivisibile, colui che rimane sempre come un marito e una moglie che per tutta la vita stanno insieme. E poi quando uno si addormenta, l'altro aspetta il tempo che si addormenta pure lui con la speranza di rincontrarlo, ma nel nome di Gesù non avremo più sesso, non saremo più marito e moglie, ma ci rincontreremo. Anche questo è un dono di Dio. Quindi io ti dico, rialza l'adorazione nella tua vita e il paese, le nazioni conosceranno la verità. Quindi dobbiamo fare in modo che le promesse di Dio vadano in porto. Noi abbiamo ricevuto l'unzione del Santo e non c'è bugia in quello che Dio ha rilasciato. Gesù ha rilasciato la sua unzione, ok? E questo è su di noi. Quindi non dobbiamo essere dei cristiani mediocri, non dobbiamo essere mediocri a rifugiarci nella religiosità e aver paura di ribellarci a strutture obsolete che non funzionano e tengono le persone in depressione. Perdonatemi, sarò impopolare, ma è la verità. Quindi, un corpo unto, ascoltami bene, Dio ci ha unti, vero? Dio ci ha unti, io sono un unto, Dio mi ha unto di Spirito Santo, sono ripieno di Spirito Santo, parlo in lingue, questo è il segno che io sono un unto. Un corpo unto rilascia la stessa unzione di Gesù, che è l'unzione dello Spirito Santo su tutti quelli che lo vogliono. Quando tu predichi, tu emani la presenza dello Spirito Santo e questo è il rilascio degli ultimi tempi. Vedi, siamo in un tempo nuovo. Ricevetelo questa sera. Iniziamo un paese santo. Iniziamo un paese santo con uomini di pieni di Spirito Santo come Cristo Gesù. E io voglio esserlo e sto
andando avanti per farlo. Quindi io dichiaro nel nome di Gesù, Padre, la preghiera è un essere umano che rilascia il regno e l'autorità di Dio in ogni luogo attraverso un'autorità delegata. La preghiera è Dio che mantiene la sua parola all'uomo. Io e te siamo una preghiera esaudita. Io provengo da una preghiera. Io sono nato attraverso una preghiera. Quando Gesù in Giovanni 17 dice: non ti prego solo per questi, ma anche per quelli che salverai da ora in avanti fino alla fine dei tempi. Tu sei una preghiera esaudita. Tu sei stato nominato dalla bocca del Figlio di Dio quando era ancora in vita sulla terra. E io dichiaro nel nome di Gesù che gli uomini che sono in diretta si risvegliano, si risvegliano, si risvegliano, escludendo il male dalla loro vita. Quindi io ti benedico nel nome di Gesù. Quando tu sei in chiesa, sei in un luogo legale per esporre la tua causa a Dio. Voglio rilasciarti questo, ok? La nostra vita è un processo, durerà tutta la vita. E sapete come si conduce un processo? Il processo si conduce in un'aula con un accusatore, un avvocato difensore e un giudice. E ora ti do una parola. Non aver paura quando vai in chiesa. Dichiara che il sangue di Gesù ti copra e che l'unzione dello Spirito Santo si riveli e che l'amore del Padre ti liberi e che il potere di Dio ti consumi e si carichi su di te per liberare gli altri. Perché quando tu vai nel luogo dove esponi la tua causa e dici: Signore, sono qui, la preghiera, ti dico solo questo: quando tu vai in chiesa, l'avvocato difensore è nostro fratello maggiore. E il nostro giudice è nostro Padre. Dio ha creato tutto questo a favore nostro. Lui ci porta in un'aula dove non vede l'ora di liberarci attraverso una dichiarazione di fede e tutte le accuse del PM crolleranno. Quindi io rompo il potere dell'oppressione, della depressione, della religiosità. Sgridi l'Eterno e lascia la sposa italiana libera di muoversi affinché si espanda attraverso gli uomini che hanno un'assegnazione santa e le commissioni divine si portano a compimento in ogni area attraverso questo canale, attraverso le radio, ogni ministero, ogni uomo e ogni donna e ogni bambino che parla e forse anche i telefonini e le pietre. Io dichiaro nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E io ti dico in verità che noi non creiamo privilegi quando andiamo nell'aura, perché Dio è giusto, Dio è giusto, ma il giudice vuole solo applicare le leggi. E quando il papà, il nostro papà, il giudice, deve applicare le leggi per la potenza dell'avvocato che ha pagato il prezzo, lui deve per forza condonare il nostro peccato. Quindi chiunque crede in me dalla morte passa a vita eterna. Chiunque confessa i suoi peccati saranno condonati, perdonati. Il sangue di mio figlio cancellerà l'accusa. Il diavolo fuggirà da voi. Resistetegli in faccia con questa dichiarazione di fede affinché il nome del Signore sia glorificato. Io vi benedico. Io vi benedico. Nel nome di Gesù benedico il pastore Petrone, anzi l'apostolo Petrone, perché quello che fa non è un lavoro pastorale, non me ne vogliate, ha avuto il coraggio di fare qualcosa che prima non è mai esistito, tranne qualche grande associazione di chiese, ma qui stiamo parlando di una famiglia che lavora. E io lo benedico, lunghi anni di vita, benedizioni abbondanti, un rinnovo costante affinché questa chiesa, affinché quest'opera evangelistica, pastorale, apostolica, profetica, i cinque ministeri si muovono in quest'opera, non siano informazioni. Io dichiaro che gli uomini non siano informatori,
ma siano uomini che distribuiscono l'unzione dello Spirito Santo e ogni programma produca segni, miracoli e prodigi, altrimenti è un'opera umana, altrimenti è una bella opera fatta da uomini con un'intelligenza. Ma io lo so che nel cuore di Cataldo Petrone, questo uomo di Dio, c'è il desiderio che lo Spirito Santo si spandi su tutta la nazione, in ogni angolo della terra. Io vi benedico, grazie, nel nome di Gesù.